Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo episodio di Kung Fu Panda e la religione. Dopo aver parlato dell'eroe che non ti aspetti, Po, il guerriero dragone, e delle somiglianze tra lo stesso Po e Mosè, oggi entriamo nel lato oscuro della forza. No, in realtà quello è un altro film, però ci siamo capiti. Parliamo del male. Quale male? Il male. E non possiamo cavarcela con poco perché Kung Fu Panda ha molto da dirci su questo tema. Procederemo quindi un passo alla volta. E oggi parleremo solo di un aspetto del male, ossia il male si presenta come una bugia. In Kung Fu Panda 2, Po è in preda ad un incubo. Il suo padre naturale lo abbandona perché al figlio preferisce un ravanello. Al risveglio Po si rende conto che quella non è la realtà. E tuttavia il dubbio si insinua quando un attimo dopo fa una scoperta. Il mio vero papà non è il mio vero papà. Fino ad allora, come abbiamo visto anche nello scorso video, Po pensava di essere davvero il figlio naturale di una gru di Mr. Ping, o comunque non si era posto il problema. Ora invece vuole conoscere la verità, quella che con le proprie forze non sa afferrare e che il padre adottivo non è in grado di offrirgli. Quest'ultimo può solo dire di averlo trovato in una cesta, ma non può dargli molte informazioni. Po, assieme ai 5 cicloni, dovrà affermare il piano di conquista della Cina, ma in questa avventura è più che mai alla ricerca della verità. Naturale dunque che il nemico, Lord Shen, sia l'impersonificazione della menzogna, della bugia. Fu lui, per paura che si avverasse la profezia che lo vedeva sconfitto da un guerriero bianco e nero, a ordinare lo sterminio del villaggio dei Panda, dal quale si salvò Po, che però era neonato e dunque non si può ricordare nulla. Durante i combattimenti, Lord Shen fa entrare in Po il sospetto che i suoi genitori lo abbiano rifiutato. Ti guardavo mentre i tuoi genitori ti abbandonavano, gli dice. E ancora, i tuoi genitori non ti amavano. Davanti a quelle affermazioni, Po vacilla, viene ogni volta come ipnotizzato e si lascia sfuggire il nemico ormai catturato, prima dell'ultimo combattimento. Riconoscimento della verità, interruzione del dialogo col male, con la bugia e vittoria finale andranno di pari passo. L'etimologia stessa suggerisce che il diavolo, via ballo, mettere attraverso, è colui che divide, che getta un ostacolo, nel senso anche di accusatore, calunniatore. In lui, riferisce l'Evangelista Giovanni, non vi è la verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Nel capitolo 3 della Genesi, il primo libro della Bibbia, il serpente gioca con la bugia. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? No, in realtà no, perché Dio aveva dato in Genesi 2 solo il comando di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Unica eccezione al permesso invece di mangiare di tutti gli alberi del giardino, dei quali si sa che erano graditi alla vista e buoni da mangiare. Davanti alla confusione di chi ha davanti, il serpente rincara la dose con una seconda menzogna. Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Il tema del male, identificato con la falsità, attraversa le sacre scritture. Spesso, come nel caso di Lord Shen in Kung Fu Panda 2, tenta di nascondere la violenza, non riuscendovi. È falso Caino quando alla domanda di Dio «Dov'è Abele tuo fratello?» risponde «Non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello?» Sono ingannatori i fratelli di Giuseppe, sempre nell'Antico Testamento, che dopo averlo venduto ai mercanti madianiti intingono la sua tunica nel sangue di un animale, inducendo il padre Giacobbe a pensare che il figlio sia stato sbranato da una belva feroce. Altri inganni smascherati sono quelli dello stesso Giacobbe nei confronti di Esaù. Ricordate, si mette delle pelli al braccio perché il fratello era peloso, in modo da ottenere la benedizione dal padre Isacco, che peraltro era cieco. Inganna il padre approfittando della sua cecità. Ed è un inganno quello che Labano rifila allo stesso Giacobbe quando, nella tenda del matrimonio, al termine dei 7 anni di lavoro pattuiti per dare in sposa a Giacobbe
Rachele, che peraltro era bella di forma e avvenente d'aspetto, fa trovare in realtà l'altra figlia, Lia, descritta come una ragazza dagli occhi smorti. E tra i tanti mettiamo in mezzo anche Giona, che incaricato da Dio di dirigersi a Ninive, si imbarca verso Tarsis, lontano dal Signore. Queste storie sono molto belle da raccontare perché in realtà parlano anche di noi, non solo dei protagonisti dei film d'animazione nei quali il tema della menzogna e della bugia, no, emerge, arriva in primo piano, ma davvero parlano di noi perché noi siamo toccati dalle bugie. Sappiamo quanto sentiamo male quando qualcuno, magari un amico, parla male di noi o dice cose false sul nostro conto. E magari stiamo male quando ci rendiamo conto di aver fatto lo stesso. Sperimentiamo quindi a fondo come il male e la bugia vadano davvero a braccetto e per certi versi siano davvero la stessa cosa. Ecco, forse perché Gesù nel Nuovo Testamento si presenta oltre che come via e vita, anche come verità. San Paolo dice: bando alla menzogna, ciascuno dica la verità al proprio prossimo, perché siamo membra gli uni con gli altri. La prossima volta parleremo di un'altra caratteristica del male che Kung Fu Panda ci racconta bene. Qual è? Lo vedremo nella prossima puntata di Kung Fu Panda e la religione. Ciao!